un cambiamento, ecco, dal punto di vista soprattutto dell'organizzazione del movimento operaio, per quello che è la storia del movimento operaio, soprattutto negli anni del fascismo, o meglio, negli anni di passaggio dal fascismo alla Repubblica, cioè durante la Resistenza, intanto perché dentro all'Ilva cominciano a, ci sono, non che cominciano, ci sono dei gruppi di operai comunisti, appunto ricordiamo Gimbe Vilacqua, eccetera, ed altri che comunque partecipano, prima addirittura di partecipare alla Resistenza, organizzano comunque focolai, no, di resistenza, di sabotaggio al fascismo dentro la fabbrica. Questi episodi ci sono anche alla Scarpe Magnano, ci sono anche altre fabbriche. Diciamo che sono queste avanguardie politiche di fabbrica, quelle che in qualche modo, almeno per quanto riguarda Savona, fondano l'antifascismo e la resistenza. Cioè, anche a Savona, come peraltro a Genova, ma più che a Genova, la resistenza è una resistenza operaia. Il ruolo delle SAP, dei GAP, che sono formati prevalentemente da operai, ma anche gli stessi, lo stesso partigianato, ha una forte componente operaia. E questo è un elemento che contribuisce all'interno dell'Ilva a politicizzare una classe operaia che tradizionalmente non è tra le più politicizzate. Su questo incide ovviamente anche, incidono le deportazioni che ci sono state, incide ovviamente il clima dell'epoca e incide anche, perché quando si dice Savona, Città Rossa, sarebbe bene specificare comunista, incide molto il fatto che già negli anni 19-20 il Partito Socialista Savonese si sia schierato con il Partito Comunista dopo la scissione di Livorno. E quindi diciamo che ci sono nuclei di comunisti storici, diciamo, che rimangono attivi in città e sono operai, e questo anche durante il fascismo. E questo è un elemento che favorisce, oltre che la politicizzazione degli operai, delle fabbriche, in particolare dell'Ilva, favorisce anche in qualche modo il nascere ovviamente di nuclei di resistenza. E anche una più un più un generale avanzamento della coscienza operaia, cioè quindi dei diritti. Viene attuato nel secondo dopoguerra questo piano di riconversione industriale, che peraltro era già stato studiato durante il fascismo, che è il piano Sinigaglia, dal nome di Oscar Sinigaglia, che è questo ingegnere che aveva studiato un po' la riorganizzazione dei grandi tratti industriali, per cui si tende a concentrare la produzione metallurgica e siderurgica in pochi centri a ciclo continuo, cioè si va dalla produzione, cioè dall'estrazione alla lavorazione al prodotto. Ecco, Savona, rispetto a questa collocazione, insomma, a questa ridefinizione chiamiamola anche modernizzazione dei processi produttivi, è uno stabilimento che diventa per certi versi desueto. Ecco. Quindi si ha una ristrutturazione aziendale che comporta un forte ridimensionamento della forza lavoro. È in questi anni qui col progetto Oscar Sinigaglia che nasce l'Italsider, no? E quindi inizia un processo di trasformazione che però è un processo che in qualche modo poi arriva ad oggi, no? Cioè arriva al fatto che adesso invece che l'Ilva abbiamo il Crescent, no? In Darsena. Ecco. Le grandi lotte dell'Ilva degli anni 50, dei primi anni 50, che coinvolsero tutta la città, ecco, sono un altro elemento che di conferma, diciamo, del ruolo di Savona, di città appunto operaia e rossa. In realtà queste lotte, che furono lotte dove effettivamente vi fu anche da parte delle istituzioni una manifestazione di solidarietà e di partecipazione alla lotta, a questa lotta operaia, che ovviamente come dire, era un fatto grave e sciagurato per la città, perché comunque privava del lavoro un numero consistente di persone, va però detto che questa lotta, fatte giusto ovviamente le motivazioni degli operai di difendere il posto di lavoro,
è in qualche una lotta difensiva, cioè nel senso che si lotta per difendere il posto di lavoro e non per, come erano le lotte, diciamo, del primo, soprattutto degli anni che precedono la guerra, che erano invece più lotte in qualche modo di rivendicative, lotte che avevano anche, vista anche l'epoca ovviamente, no? Avevano, c'era stata da poco la rivoluzione russa, insomma, cioè avevano anche una componente rivoluzionaria, ecco. Mentre invece queste sono lotte difensive, quella dell'Ilva è una lotta lunga, è una lotta, tra l'altro, devo dire, una lotta molto pesante, non solo per le famiglie che ovviamente si trovano senza lavoro, ma anche perché io credo che si potrebbero trovare da qualche parte, perché è un'immagine questa della città che comunque andrebbe conservata. Ci fu una repressione molto forte di tutte le manifestazioni operaie dell'Ilva. Savona era invasa dalle camionette della Celera, come si chiama, allora si chiamava così, come si chiama, che erano questi reparti d'assalto, no? Che venivano da Padova, no? Ed erano proprio ed erano state volute proprio come un corpo addestrato antioperaio, ecco. Quindi, come dire, fu una pagina, certamente, da una parte. Usiamo questo termine di resistenza, no? Da parte degli operai, quindi conservazione, no? E fu una pagina anche di grande solidarietà da parte della città nei confronti di questa che fu, come dire, un colpo durissimo all'economia della città e soprattutto sono gli anni in cui il ministro degli interni è Scelba, no? Cioè, quindi è Scelba che inventa la Celera, come si chiama. Sono anni di forti repressioni. Repressione antioperaia che colpisce quasi tutte le manifestazioni che colpisce l'organizzazione del movimento operaio. Sono i bui anni 50, cioè sono gli anni in cui le avanguardie politiche di fabbrica come dire, vengono o licenziate o vengono messe nei reparti confino, come avviene alla Fiat. È comunque un periodo veramente, sono anni bui, ecco. Quindi a Savona, no, tutto questo nasce attraverso lo smantellamento della fabbrica più importante per la città dal punto di vista occupazionale. Come dire, ci sono mediazioni per cui, proprio perché c'è questo forte coinvolgimento della città nella lotta, però è indubbiamente uno stabilimento, l'Ilva, che a partire da quel periodo diventa qualcos'altro, no? Diventa qualcos'altro, diventerà poi una fabbrica dell'IRI e comunque insomma tutta la centralità che aveva dal punto di vista produttivo, a partire appunto da questi cambiamenti che sono legati alla produzione a ciclo continuo, diventa un elemento, comunque diventa una fabbrica residuale, ecco. Quindi, indubbiamente, a partire dalla fine, dai primi anni 60, è più il mito dell'Ilva, che già si chiamerà Italsider e i savonesi continueranno a chiamare Ilva, come si chiama più, proprio perché più legati, no? Proprio a questo, secondo me, al mito delle origini. Ecco. Ogni fenomeno ha una continuità, per cui se è più celere il cambiamento, non vuol dire che il filo si è spezzato, ecco, cioè diciamo che il filo è sempre più corto, ecco. Allora, quello che è abbastanza importante nel caso, per esempio, di Savona è quello appunto di non perdere completamente il senso di un passato anche recente. Un senso di passato anche recente che proprio per i cambiamenti che sono intervenuti ce lo fanno apparire lontano come fossero le guerre puniche. In realtà, cioè, sono cose in fondo di 50 anni fa, anche meno. Ecco. Quindi, come dire, il compito un po' dello storico è quello, direi, io non sono una metodologa, ma insomma, di cercare di conciliare la velocità del cambiamento e al tempo stesso, soprattutto, un lavoro che risolve, potrebbe risolvere in parte, e lo risolve in parte, questa contraddizione. È quello di conservare le fonti della storia, ecco.
Cioè, quindi in una società che è una società sempre più ricca di fonti, ricca a tal punto da, attraverso l'informazione, da ridefinire persino lo stesso concetto di fonte. Ecco. Ecco, in questo senso il recupero della memoria come fonte storica è importante, ma lo ripeto come fonte storica, non come fonte della memoria, solo della memoria, perché se la consideriamo solo fonte della memoria ci servirà poco. Cioè, cosa voglio dire la memoria come fonte storica? C'è un recupero della memoria attraverso tutte le manifestazioni della memoria, l'intervista, la scrittura, la cultura materiale, ovviamente tutto quello che fa parte della cultura visiva, ma in un contesto critico. Cioè, un contesto critico che significa quello che gli storici in qualche modo chiamavano, con questo termine che credo che i giovani non sappiano neanche cosa vuol dire, esegesi della fonte. Cosa vuol dire esegesi della fonte? Vuol dire capire questa memoria, per esempio, come è stata costruita, da chi viene, perché è costruita così, come dire, quando si è formata, come si come rapporta rispetto ad altre fonti. Pensiamo che qualsiasi memoria, sia orale che scritta, ma soprattutto la memoria orale, nella fase della raccolta, nasce comunque da un incontro, è una costruzione e al tempo stesso è una costruzione dove l'intervistato dà una rappresentazione di sé, dove ci mette la sua storia, come si chiama più. Quindi, come dire, c'è una componente nella costruzione della fonte che va decostruita, cioè per decostruirla lo si può fare solo confrontando o più fonti dello stesso tipo, ma soprattutto con una pluralità di fonti.